Ma come suona Kenny Aronoff? Hola amigo, tornano le guide all'ascolto sui grandi batteristi e Kenny è uno dei batteristi che ho amato e ascoltato di più per un certo periodo della mia vita. Oh guarda, mi vengono le lacrime perché io mi esalto a sentire sta roba qua. E sì, tra le decine di hit della sua incredibile carriera ha inciso pure Blaze of Glory di Jon Bon Jovi. Una carriera che conta 1300 dischi d'oro, 60 nomine ai Grammy e diversi primi posti come batterista di studio su Modern Drummer. Ma cos'ha di particolare? In fondo è un batterista apparentemente normale, nella batteria di oggi potrebbe passare addirittura inosservato. Ma i fatti ci dicono che da più di 30 anni questo signore sta facendo la storia e ancora oggi, all'età di 71 anni, mena alla grande. In questo video proverò a dirti il mio punto di vista, cosa ha secondo me di speciale. Ma senti sto feel! E il perché artisti e produttori di mezzo mondo lo hanno voluto nei propri album. Ma prima un po' di storia per capire chi è Kenny Aronoff. La sua storia è diversa dai classici session man di quel periodo come Porcaro, Con l'aiuta, John Robinson. Non è un talento naturale, non è un mostro di tecnica, non ha un produttore top alle spalle che si innamora di lui e lo chiama a fare tutte le session, almeno all'inizio. E infatti entra abbastanza tardi nel giro dei professionisti, verso i 30 anni, quando quasi non ci credeva più. Si fa un sacco di gavetta, studia come un matto, lui è diplomato in percussioni, si sbatte ma non riesce comunque a emergere, fino a che non entra fisso nella band di John Mellencamp. E qui arriva una svolta veramente importante. Mellencamp ai tempi era un artista in crescita, però non aveva ancora spaccato, ma proprio negli anni in cui c'è Aronoff nella band arriva il grande successo, in America almeno, e quindi il suo modo di suonare la batteria arriva un po', no, alle orecchie dei grandi produttori che si chiedono chi sia questo ragazzo che ha un groove e un portamento così caratteristico. E cosa succede? Che cominciano a chiamarlo per fare altri dischi. Prima Iggy Pop nel 90, un disco importante con Slash e Duff dei Guns N' Roses. Poi sempre nello stesso anno registra la colonna sonora, appunto, di Blaze of Glory con Jon Bon Jovi, con Jeff Beck alla chitarra. E qui, amici chitarristi, ragazzi, un minuto di silenzio per il re. Poi lo stesso produttore che l'ha chiamato per fare Iggy Pop gli fa fare il nuovo disco di Bob Dylan. E qui, insomma, comincia un po' a girare, no? Per Kenny, che tiene duro qualche anno, ma poi alla fine molla John Mellencamp e si dà unicamente alle session. Siamo negli anni 90 e qui cambia proprio anche esteticamente, vedi proprio l'evoluzione del suo look che ha mantenuto sempre poi negli anni e che secondo me fa proprio parte anche del pacchetto, vedi proprio che diventa un personaggio molto riconoscibile, con gli occhialoni, pelle, catene, molto rockstar, no? Anche il suo kit è particolare, infatti se noti usa il tom grande prima del tom piccolo, vedi che mette i tom praticamente al contrario. E perché questo? Perché Mellencamp ai tempi voleva un kit super minimal e non gli lasciava usare troppa roba, voleva un tom solo. Allora Kenny ha inserito un tom piccolo lì un po' di nascosto, almeno così racconta lui, e ha mantenuto questa cosa nel tempo. E tu vorrai sentire sta analisi delle canzoni? Sì, la facciamo, ma prima bisogna capire il livello degli artisti per cui ha inciso. Ecco alcuni nomi: Mick Jagger, Elton John, Joe Cocker, Rod Stewart, Celine Dion, Ricky Martin, Santana. Ha fatto un sacco di dischi rock e metal importanti, vedi, Jon Bon Jovi già citato, Alice Cooper, Cinderella, ma ha fatto anche un sacco di dischi pop, in particolare nei primi anni 2000, con artiste femminili come Alanis Morissette, Michelle Branch, Avril Lavigne, Anastasia.
E questo è anche il periodo su cui mi vorrei soffermare, perché certi brani hanno delle caratteristiche a livello di groove e di portamento che, se le analizziamo bene e capiamo bene quello che c'è dietro, si intuisce il lavoro nascosto e intelligente che fa Kenny e che fa una differenza enorme tra due batteristi normali. Allora vado dietro la batteria e andiamo a fare un po' di analisi. Vamos! Il primo pezzo che voglio analizzare dice già moltissimo di Kenny, si chiama Everywhere di Michel Branch. Te lo faccio sentire? C'è un'introduzione, c'è un loop, poi entra la parte suonata con lui. Mid tempo. Pezzo molto famoso, era anche la pubblicità di una compagnia telefonica. Occhio! E si abbatte il ciclone. Fai attenzione alle ghost notes. Senti come sono fitte? Ritornello. Senti il Charlie e le ghost. Che tiro. Reintro, poi c'è la strofa. Andiamo a analizzare queste sezioni qua. Allora, in queste tre sezioni, diciamo due, strofa e ritornello, ti dicevo che c'è già molto dello stile di Kenny o del suo approccio in questo tipo di brani. Lui è veramente il re di questi BPM, d'accordo? Allora, se fai caso, quando lui entra, entra già bello cattivo. Lui è uno che tra l'altro mena bello forte. E per la cronaca, se proprio vogliamo tecnicamente guardare, lui suona molto in posizione German, aperta, usa molto i polsi in questo modo, se fai caso ai suoi video. Comunque, ti ho detto, fai caso alle ghost, che sono molto fitte. Lui usa molto questo approccio. Adesso ti risuono l'intro e la strofa per farti vedere come approccia il Charlie, sempre molto dritto, senza accenti, tutto dritto, e le ghost sotto che fanno un lavoro enorme in funzione del tiro che vuole conferire. Quindi immaginiamo, intro strumentale. Questo più o meno è quello che fa lui. Hai notato quante ghost mette? Sembra veramente un batterista funky dopato, no? E in particolare usa sempre la ghost dopo rullante. Le sue ghost non sono delle micro ghost come normalmente si suonano. Noi ci insegna di suonare le ghost molto vicino alla pelle, perché in questo modo, come dire, fai sentire appunto quello che è il concetto di ghost, cioè note fantasma. Lui le ghost le suona tendenzialmente forte, cioè le fa proprio sentire, quindi con un peso diverso. E come ti dicevo, suonando German, lui usa sempre i polsi per fare questa cosa. Sto cercando un po' di emulare il concetto dove il Charlie è dritto e le ghost sono sempre molto predominanti. Nel ritornello comincia a utilizzare non solo le ghost, ma vari colpi di rullante accentati in altre posizioni. E c'è anche questo dettaglio. Quando suona i fill, che poi li vediamo, sono molto lineari, ma li approfondiamo dopo. Quando suona questi mini fill, chiamiamoli, magari ogni quattro battute, dove non è proprio un fill, però succede qualcosa, lui spesso ha la tendenza a fare questa cosa, dove suona quattro sedicesimi, pa 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 ps, ma non tutti forti, li fa all'interno del groove, facendoli rotolare in questo modo.
E in particolare ho notato che spessissimo usa questo giochino di accentare il primo e il quarto sedicesimo, quindi suonando il Charlie per mantenere continuità. No, per dare questo flow. Andiamo avanti a sentire, mi sto già gasando. Seconda strofa. Arriva un fill. Senza girarci intorno. Allora, questo è il secondo ritornello. Lui sta già spaccando. E dici, basta, la dinamica è finita. Non ce n'è più da qui in poi. E invece senti cosa fa zio Kenny. Tutto dritto sul piatto. Senti fill, eh? Trentaduesimi. Ma senti sto fill! Ah, la vado! Oh, guarda, mi vengono le lacrime, perché io mi esalto a sentire sta roba qua. Allora, andiamo a analizzare quello che ti stavo spiegando. Lui arriva da un ritornello dove già, voglio dire, se non sei a 10, sei a 9 in una scala da 0 a 10 di dinamica, no? Perché tu sei così, oh, every... Arriva lo special e lui cosa fa? Lo lancia con un mega fillaccio dei suoi semplici, però con la cassa in ottavi sotto. Alla Keith Moon, no? Alla Foo Fighters, proprio per dare ulteriore spinta, per introdurre la sezione dello special dove sì, puoi andare sul piatto, ma lui lo suona... Proprio tutto dritto, no? E in mezzo quel mini fill che ti dicevo sarebbe il solo, lui fa questo giochino qua. Trentaduesimi. Questi fill, no? Per mantenere il flow, però dare qualcosa di più. E il fill finale, che ti faccio risentire, che secondo me è veramente un capolavoro. Occhio, eh? Cioè, no veramente, cioè, raddoppia il tempo e continua a suonare il rullante con la mano sinistra mentre sul crash va avanti, quindi viene questa cosa qua. Provo a suonarci sopra e vediamo se mi viene, dai. Hai capito cosa fa? Tutto con una mano, cioè pensare a un fill del genere non è una cosa, non è poi neanche difficilissimo da fare, però devi cartellarci dentro, capisci? E questo porta il livello dinamico a un livello superiore, cioè più di così dove devi andare, ma lui ci è arrivato, mi spiego? Te ne faccio sentire un altro, sempre un po' questo pop rock patinato, questo è un pezzo di Avril Lavigne. Stessi concetti ritmici, però altro BPM. Senti come porta. Senti che c'è sempre la stessa anda rotolante. Fammi analizzare questa intro qua. D'accordo. Allora, Charlie tutto dritto, con le ghost che suonano accenti qua e là, colpi di ghost sempre dopo rullante e fill finale con la cassa in ottavi, come ti dicevo prima, anticipata da un drag. Vabbè, te lo suono che facciamo prima. È semplice il concetto, però ha un senso tutto ciò. Cioè mette insieme tutta una serie di elementi che danno una spinta enorme. Andiamo a sentire come evolve un po' nel pezzo.
Bello, comunque sto pezzo qua. Era il periodo di loop dappertutto, però almeno c'era la batteria vera. Vediamo come entra. Senti qua il rimshot, senti com'è rotolante. Senti questo fillino. Occhio, eh. Anzi, ne fa due dei colpi di cassa. Cioè, lui cerca questa rotondità, d'accordo? Cerca il groove suonando forte e dando il tiro in avanti, dando il senso ritmico di ti sto spaccando la faccia. È proprio un approccio, proprio anche un modo evidentemente di essere, cioè questo groove poteva essere portato in molti altri modi, potevo accentare leggermente il Charlie e... Se penso ai tipi di fill che si possono inserire, lui è sempre alla ricerca di questo tipo di approccio qua. Vado dopo il secondo ritornello. Questo è il secondo ritornello. Sempre sto drag prima a spingere. Special. Senti qua che tir. Ma quante note sta suonando? Ma vedi che c'è proprio sto... Ah, come mi diverto a suonare sti pezzi. Vabbè, dai, cambio pezzo, ma prima ti faccio sentire, se non avessi mai sentito sto pezzo qua di Avril Lavigne, il fill d'ingresso dell'ultimo ritornello, che merita un bel euro in più di cachet. Poi di babagi. Vabbè, dai, niente di speciale, però lui l'ha fatto e io no. Ok, ti ho detto che Kenny è il re dei mid-tempo, ti potrei tirar fuori altri 3, 4, 5, 6, 10 pezzi che hanno esattamente queste caratteristiche. Quindi evidentemente i produttori, quando uno comincia a chiedersi ma chi chiamiamo? Avrei bisogno di questo sound, avrei bisogno di questa energia, avrei bisogno di questo tiro, chiamiamo Kenny Aronoff, no? Mi sembra logico il ragionamento. Però ti ho detto, sì, i mid-tempo, i lenti, eccetera, ma adesso ti faccio sentire un pezzo tratto da un disco meraviglioso di Alanis Morissette che si chiama 8 Easy Steps. E questo pezzo, a differenza dei due precedenti, questo era un pochino più mid-tempo tendente al lento di Avril Lavigne, questo è un pezzo bello spinto e riesce a usare queste caratteristiche anche in quel brano, però portandolo veramente sulla luna. Senti che pezzo. Questo è il BPM. Qua ha anche un secondo rullante, credo, perché lui ne usava sempre due. E vabbè. Occhio come entra, eh.
sempre sto piatto, dritto, dritto, dritto. Senti quanti colpi di rullante accentati ci sono, non solo sul 2 e sul 4. Probabilmente qua è un Charlie remoto. Una roba, madonna! Sempre pulito però, no? Sempre pop come concetto. Charlie sempre bello, no? Non c'è l'approccio del metallaro. Sempre sta cassa sotto nei fill. Mamma mia, che meraviglia, che meraviglia. Mi spiego, ti dicevo la cosa della tecnica, no? Della sua impostazione tedesca per suonare questa roba. Tra l'altro lui suona tutto inclinato, ma ci sarà una ragione, perché lui ha tutti questi colpi di rullante forte, suonati. Dove credo, penso, presumo, magari un giorno glielo chiederò, che suonando German, quindi molto aperto, si possa ottenere più spazio, no? Per usare questi colpi, perché li va a caricare esternamente, un po' il concetto anche della Möller Technique. Ti voglio far sentire una cosa, perché ti ho fatto sentire tre pezzi più o meno dello stesso periodo, mi pare che un paio di questi pezzi arrivassero anche dallo stesso produttore, però torniamo un attimo indietro, 1982, quando lui registra con John Mellencamp all'inizio, c'è un pezzo meraviglioso che si chiama Hurt So Good, te ne faccio sentire un pezzettino, proprio per farti già sentire, non era questa roba qui, ma senti l'approccio del Charlie, senti l'approccio avanti, spinto, proprio di questo che ti sta bacchettando sulla testa, senti qua, eh. Charlie... normale, no? Uno con la costa, uno con la punta, comunque un accentato, uno no. È tutto dritto. E qua torna normale. Insomma, io amo questo modo di suonare, riconosco in lui una vera macchina da groove e spero che questi dettagli ti possano essere utili in qualche situazione dove ti potrebbe essere richiesto di suonare più avanti o con più tiro, che non significa pestare, ma significa dare al brano un portamento sapendo quali elementi andare a toccare e modificare. Questo è Mr. Kenny Aronoff e per dirti quanto l'ho amato, questo è il mio primo rullante professionale comprato da ragazzo con il finanziamento ed è proprio il Signature di Kenny che non uso da un po', dovrei anche cambiarci le pelli, ma non venderò mai perché come dice Paul McCartney i ricordi non si danno via a nessuno. Se vuoi altre guide all'ascolto come questa ti lascio il link qui in descrizione e qui nel video per accedere alla playlist dei miei batteristi preferiti dove analizzo i dettagli del loro stile sempre in maniera personale senza avere la pretesa che ti piacciono per forza, ma almeno svisceriamo, no, alcune cose che si dicono poco. Un abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Buona musica e viva Kenny Aronoff!